Si chiamava Daniel Machos, aveva 38 anni di età, era un insegnante di matematica, un docente di una scuola media. Purtroppo si è spento per complicanze derivate dal coronavirus, dopo che la stessa moglie, che si chiamava David Machos, più giovane di lui di un anno circa, già infermiera all'epoca, purtroppo si spense in ospedale un mese prima di lui stesso. Viveva la coppia in questione a Yucaipa, ci troviamo nella California, Stati Uniti d'America, e i due genitori lasciano, pensate, 5 figli, 5 bambini piccoli, 7 anni, 5 anni, 3 anni, 2 anni. Resteranno adesso in custodia degli amati nonni in California, insieme al fratello più piccolo appena nato, partorito pochi giorni prima che la donna perdesse la vita. Una vicenda questa assurda, uno strano macabro scherzo del destino: il virus ha ucciso due genitori, i figli adesso vanno lasciati in custodia ai nonni che si prenderanno cura di loro. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Il video termina qua. Daniel Machuas e Davi Machuas, riposati in pace. Amen.